benvenuto a tutti i nostri amici della Sicilia Virtual, sono Giovanni Rugolo e dopo un po' di tempo riprendiamo con un altro video formativo. E scusate un po' la mia assenza da questo punto di vista, ma gli impegni sono davvero molteplici sia sul fronte della Virtual sia sul fronte di altri progetti che stiamo seguendo. E insomma, quest'oggi dedichiamo questo video alla tecnica VOR, quindi vedremo praticamente una holding, quindi una tipologia di ingresso in holding utilizzando appunto il VOR, e vedremo in particolar modo anche un tipo di approccio seguendo appunto il VOR. E ci troviamo a Palermo, come qualcuno magari avrà intuito dallo scenario che stiamo vedendo, e utilizzeremo il nuovo acquisto della flotta Air Sicilia Virtual, flotta Executive, nonché il Piper 42 Cheyenne 3, che tra l'altro dico è anche l'aeromobile che sto utilizzando nel mio attuale training SPP sui VAO per il rank SPP. E con l'occasione saluto il mio istruttore Carlo Preziosi e saluto Giovanni Strano che insieme a me sta facendo questo corso sui VAO sulla IAS, e poi saluto ovviamente tutti i nostri piloti della Crew Air Sicilia, i componenti dello staff, Fabrizio, Gianluca, Pietro, Roberto, Alessandro, Francesco, insomma, Claudio, il nostro tutor, spero di non dimenticare nessuno, ma andiamo a vedere un po' quello che faremo quest'oggi. Diamo dunque uno sguardo alla carta che vede lo scenario oggetto del nostro training. E ovviamente parliamo della carta degli avvicinamenti STAR dell'aeroporto Palermo Punta Raisi, e Transition Altitude 5000 piedi. In particolare focalizziamoci sul punto rotta Giano, che è un punto che troviamo spesso nelle nostre pianificazioni in avvicinamento su Palermo. E ovviamente diciamo l'avvicinamento del punto Giano corre lungo una radiale del VOR di Palermo Punta Raisi, quindi Papa Romeo Sierra. E lungo questa radiale, quindi questo segmento di avvicinamento, troviamo due punti, Rondi e Salap, e una minimo en route altitude di 5000 piedi. E appunto il punto Salap sarà proprio lo scenario del nostro training, oggetto del nostro training. Come vedete il punto Salap viene indicato sulla radiale 323 del VOR Papa Romeo Sierra, quindi come viene indicato in questo momento, e ovviamente vi viene indicato anche successivamente il KURS 143, e vi vengono indicate la distanza, quindi 15 miglia nautiche dal VOR, quindi Salap sapete che si trova a 15 miglia nautiche dal VOR, e anche qui parliamo sempre del VOR PRS e abbiamo sempre una minimum en route altitude di 5000 piedi. Quindi queste sono le informazioni di base che noi troviamo all'interno del nostro training. Ovviamente andiamo a individuare sulla carta il VOR, quindi Papa Romeo Sierra. Come vedete tutte quante gli avvicinamenti partono da radiali del VOR, questo più in basso è il VOR di Palermo, PAL, Papa Alfa Lima, e anche questo VOR con DME e NDB, e mentre questo appunto dicevamo è il VOR Papa Romeo Sierra con frequenza 113, quindi questo sarà diciamo il VOR di riferimento per quanto riguarda la procedura di avvicinamento. L'avvicinamento sarà un avvicinamento sulla runway 07, quindi sulla 07, che non ha localizzatore ma appunto ha il VOR come procedura di avvicinamento. E ovviamente nel raggiungere il nostro aeroporto, quindi Palermo, in avvicinamento, se la 07 è operativa, il controllore ci chiederà di dirigere su Salap, probabilmente, intercettando la radiale 323.
del VOR Paparomio Sierra. Contestualmente, la nostra procedura di avvicinamento VOR, introdurremo le holding, quindi vedremo come viene gestita una holding e in particolare, ovviamente, facciamo una zoomata. E ci soffermeremo proprio sulla holding che, secondo l'indicazione delle carte, è prevista proprio su SALAP. Quindi, come vedete, questo è il riferimento della holding prevista su SALAP, quindi fix d'ingresso SALAP, che vedete qua è indicato proprio a 15 SALAP a 15 miglia nautiche dal VOR di Papa Romeo Sierra. Quindi questo è il fix di ingresso. Ovviamente sulla radiale 323, vedete l'indicazione radiale 323 del Papa Romeo Sierra, e inbound course 143. E questo, diciamo, è il course della nostra holding. Minimum holding altitude è 5.000 piedi, quindi questo è i piedi della holding. E abbiamo anche il punto indicato a 19 miglia nautiche, sempre dal Papa Romeo Sierra, che ci sta a indicare il punto in cui effettuare, una volta in holding, la virata per concludere la nostra holding, quindi ritornare sul fix SALAP. E anche qui, ripeto, 15 miglia nautiche da Papa Romeo Sierra, il fix SALAP, e ovviamente il tratto parallelo al corso di 143 è 323, che è praticamente l'opposto, il reciproco di 143. E questo ovviamente è il sentiero che in holding l'aeromobile dovrà eseguire. Quindi giustamente immaginatevi la holding posizionata sul punto SALAP, questo è il circuito che dovrà essere effettuato. Dunque, utilizziamo questa schermata dell'FS Commander che riproduce un po' il radar e individuiamo la procedura di avvicinamento VOR sulla 07 e la holding sul fix SALAP. Ovviamente, per quanto riguarda le holding, vi consiglio di dare uno sguardo all'articolo che ho postato qualche settimana fa sul blog Air Sicilia, quindi blog.airsiciliavirtual.it, dove ho ampiamente sviluppato tutte quelle che sono gli ingressi, le modalità di accesso, di entrata all'interno di una holding. E per quanto riguarda il nostro training, andiamo a tracciare la consueta linea che va a tagliare il fix d'ingresso, questa linea che ha più 70 gradi, meno 110 gradi dall'altra parte, che va a suddividere i settori nelle tre tipologie per far capire che tipologia di ingresso noi dovremmo effettuare per entrare nella nostra holding. Quindi l'ingresso, ovviamente il punto d'ingresso è il fix SALAP, che si trova sull'inbound course della nostra holding, che abbiamo visto sulla carta essere 143. E ovviamente questa linea individua l'ingresso diretto, l'ingresso a goccia e l'entrata parallela, quindi le tre tipologie di entrate. Per quanto riguarda il nostro aeromobile, ovviamente vedremo un ingresso a goccia. Dunque, settiamo sul nostro NAV 1 la frequenza 113 del VOR Papa Romeo Sierra, e ci viene detto che siamo sulla radiale 348 e a 11 miglia nautiche dal VOR. Possiamo andare a inserire la frequenza VOR anche sul NAV 2, di modo che nello strumento del NAV 2 ci viene indicato con la punta chiaramente la radiale sulla quale noi in questo momento ci troviamo. Attraverso questo secondo strumento, quindi il NAV1, ci individuiamo la distanza, vedete 11 miglia nautiche dal nostro VOR di riferimento, e abbiamo la possibilità di andare, modificando il course, a settarci la radiale di riferimento della nostra holding, quindi la radiale 323 con course 143. Vedete, abbiamo settato il nostro course 143, la radiale 323, quindi siamo perfettamente
e orientati verso la radiale che dobbiamo intercettare. Diamo sempre un occhio alla distanza, sappiamo che il nostro punto è 15 miglia nautiche dal Vorpa per Oemisiera. Con l'HDG orientiamoci cercando di intercettare questa radiale. Vedete che la distanza aumenta piano piano, quindi ci stiamo portando ad intercettare la radiale e alla distanza delle 15 miglia nautiche, e procediamo con piccole correzioni, tenendo sempre d'occhio lo strumento, per intercettare la radiale e cercare di arrivare pressoché il più possibile alle 15 miglia nautiche, al punto Salap, che è il punto di ingresso della nostra holding. Quando sopra al fix, esattamente alle 15 miglia nautiche, sulla radiale intercettata, effettuiamo una virata di 30 gradi mantenendo la prua per circa un minuto, per poi all'interno della goccia, all'interno della holding, eseguire proprio una goccia, quindi una virata a goccia sulla nostra destra, per intercettare l'inbound course della nostra holding. Riduciamo un po' anche la velocità per tenere, diciamo, una velocità consona alla holding. Generalmente in alcune holding è possibile anche che troviamo delle restrizioni in termini di velocità, o ovviamente, diciamo, anche in base alla categoria dell'aeromobile. A questo punto iniziamo, vedete che siamo a 19 miglia nautiche più o meno, iniziamo la virata per effettuare la goccia, cercando poi di intercettare la radiale 323 con inbound course 143 per entrare nella nostra holding e quindi puntare il fix di Salap. Quasi allineati con la radiale, quindi intercettate e allineati sull'inbound course, e in questo modo siamo arrivati esattamente in linea con la nostra holding, con il nostro ingresso della holding.
Come vedete, siamo perfettamente allineati con la radiale e possiamo premere il pulsante NAV e per seguire tranquillamente la nostra radiale e poi eventualmente effettuare l'holding quante volte sarà necessario prima che poi il controllore ci dia l'ok per uscire dall'holding e dirigersi alla procedura di avvicinamento. E adesso ovviamente saltiamo il passo di effettuare qualche holding, ma vedremo direttamente l'avvicinamento alla 07 dal punto SALAP. Dunque, ci troviamo inbound alla radiale 323 a 5.000 piedi, 15 miglia dal VOR Papa Romeo Sierra, e quindi immaginiamo che in questo momento il controllore sicuramente ci avrà chiesto di comunicare a lui il momento in cui noi saremo a 11 miglia nautiche dal VOR di Papa Romeo Sierra. Per autorizzarci poi alla procedura VOR 7 Zulu della VOR Zulu della 07 per l'avvicinamento. Dunque, diamo uno sguardo alla carta Jeppesen dell'avvicinamento VOR Zulu Runway 07 su Palermo Punta Raisi. E allora, ovviamente partiamo dal punto SALAP, dove il punto in cui noi abbiamo effettuato la holding vista poco fa, 15 miglia nautiche dal VOR Papa Romeo Sierra, e questo è il punto in cui noi ci troviamo. E il punto in cui vi dicevo, continuando, probabilmente il controllore ci chiederà di comunicare quando saremo a 11 miglia, quindi questo fix a 11 miglia nautiche dal VOR Papa Romeo Sierra, perché a quel punto ci potrà autorizzare per effettuare la virata, e la virata a destra, che ci consentirà di iniziare l'avvicinamento VOR Zulu alla runway 07. E la virata a destra comporta, diciamo, comporta il seguire il cosiddetto comporta l'eseguire il cosiddetto arco DME, e vedete, viene indicato questo arco DME alla distanza di 9 miglia nautiche dal VOR di Papa Romeo Sierra e con la frequenza di 113, sempre il solito VOR che noi abbiamo settato nel nostro NAV1, e questo appunto vi viene indicato l'arco DME a una distanza di 9 miglia nautiche. Quindi, continuando l'arco DME, arriveremo poi sull'inbound course 065, che non è altro che come reciproco la radiale 245 del VOR Papa Romeo Sierra, e quindi poi noi andremo attraverso il nostro strumento a settare questa radiale per andare ad intercettarla dopo l'arco. Vedete, qua in basso ci vengono indicati alcuni riferimenti, quindi riferimenti a distanza. A 7 miglia nautiche ci viene indicata la quota alla quale dovremmo essere attestati, quindi a miglia nautiche 7 dal VOR dovremmo trovarci a 2450 piedi. E proseguendo sempre sull'inbound 0,65 gradi, avremo il secondo riferimento a 5 miglia dal VOR, anche qui viene indicata la quota di 1800, quindi ovviamente stiamo scendendo, quindi è importante tenere presente questi riferimenti. E poi arriveremo alle 2 miglia nautiche, e qui è il punto in cui è una, diciamo, delle altezze di decisione in cui punti in cui noi potremmo, per esempio, chiedere un go around per iniziare la procedura di go around, e comunque anche qui sulla carta ci viene indicata la quota che dovremmo andare a verificare, quindi 840 piedi. Questa, diciamo, è la quota minima indicata qua sulla carta che individuiamo in questo specchietto, ed è quella che poi andremo a settare nel nostro altimetro quando poi andremo a vedere la discesa finale. E che dire su questa procedura importante? E individuare
anche praticamente le procedure di go around, che sono queste indicate con la freccia che porta verso l'alto a 2 miglia e a 1,5 miglia nautiche, e non sono altro che questa procedura che è indicata lungo la carta sulla radiale 023, che praticamente ci dà quest'holding con fixed color. Un'altra importante restrizione da segnalare su questa carta è la velocità massima di 200 nodi durante la virata. Quindi a questo punto abbiamo posizionato l'HDG sul nottolino, quindi possiamo andare a muovere il nostro strumento VOR per posizionarlo in maniera perpendicolare a 90 gradi per avere il riferimento della virata a destra, e teniamo d'occhio le miglia nautiche. Quando arriveremo in prossimità delle 11 miglia nautiche, cominceremo ad effettuare la virata alla nostra destra per eseguire il largo DME. L'altitudine possiamo già impostare, pronto per essere poi selezionato, l'altitudine del fix delle 7 miglia nautiche, quindi 2450, noi mettiamo 2400 sul nostro altimetro. Che anticipiamo le 11 miglia nautiche e cominciamo ad effettuare la virata alla nostra destra, e tenendo sempre poi, una volta effettuata la virata a 90 gradi, tenendo sempre come riferimento le miglia nautiche. Quindi cerchiamo di non arrivare mai al di sotto delle 9 miglia nautiche, sopra sì, sotto no, cerchiamo di tenerci orientandoci con l'HDG, quindi con l'ottolino, e verificando sempre le miglia e la distanza dal VOR DRS, proprio che si era. Nel frattempo abbiamo già attivato l'altimetro per posizionarci e quindi discendere alla quota di 2400 piedi nel frattempo. Come vedete, stiamo seguendo il nostro arco, e in questo momento siamo intorno ai 10 miglia, 10,7 miglia nautiche, e già col nostro strumento VOR andiamo a posizionarci la nostra radiale 245 con inbound course 065, così già praticamente individuiamo la radiale che dovremo poi intercettare per essere allineati sulla testata pista 07, e regoliamoci con l'ottolino, seguendo con radiale e distanza le famose 9 miglia nautiche, quindi non scendiamo sotto le 9 miglia nautiche, ed effettuiamo le leggere correzioni verso diciamo la radiale da intercettare, mantenendoci ovviamente sempre nell'arco delle 9-10 miglia nautiche. Nel frattempo abbiamo ovviamente abbassato la nostra velocità e settato anche un'attacca di flap.
Ci troviamo sempre intorno alle 10 miglia nautiche, la radiale comincia, diciamo, a avvicinarsi e continuiamo con le nostre piccole correzioni a seguire l'arco. Nel frattempo stiamo arrivando sui 3.000 piedi e quindi ci stiamo, diciamo, contestualmente portando alla quota del fix del punto a 7 miglia nautiche dal volo di 2.400 piedi. Come potete osservare, la radiale si trova esattamente a 90 gradi rispetto a noi. E noi ci troviamo sempre sulle 9 miglia nautiche, quindi siamo perfettamente all'interno del nostro arco e quindi continuiamo a seguirlo effettuando sempre delle lievi correzioni fino a quando la radiale non comincerà ad avvicinarsi sempre di più, quindi arriveremo quasi sempre più all'intercettazione e poi a quel punto potremmo attivare il tasto nav per allinearci esattamente con la radiale e con la pista 07. Eseguiamo la virata di intercettazione e a questo punto possiamo cliccare il tasto nav e come vedete la pista, la 07, è proprio di fronte a noi. Ci troviamo noi a circa 9 miglia, quasi 8 miglia nautiche e siamo già alla quota di 2.400. E quindi possiamo praticamente proseguire fino ad arrivare alle 7 miglia nautiche. A quel punto, arrivati alle 7 miglia nautiche, andremo a settare l'altitudine minima di 800, che è, diciamo, l'altitudine alle 2 miglia, e cominceremo a scendere, quindi in modo da seguire la discesa, graduale verso la pista. E ci aiuteremo man mano che arriveremo vicino con le luci papi e intorno ai 1000 piedi, 1500-1000 piedi, staccheremo il pilota automatico e andremo in manuale. Godetevi l'atterraggio. Secondo rilevamento ai 5 miglia nautiche, 1800 piedi, quindi procediamo secondo le carte e continuiamo giù il carrello e via con l'atterraggio.
via il pilota automatico ed andiamo in manuale. Run evacuated e a questo punto arriviamo al punto in cui comunichiamo alla torre che abbiamo liberato la pista. Via le luci landing, attiviamo le luci taxi e chiudiamo le luci strobo. Transponder in standby. Spero che questo video vi sia stato di aiuto e o vi sarà di aiuto per quanto riguarda le procedure di avvicinamento VOR e sicuramente vi consiglio di andare a controllare sul canale Air Sicilia il video del nostro carissimo Roberto Di Tommaso sulle intercettazioni radiali, quindi il video sul VOR, interessantissimo e ottimo video per prendere confidenza con le radiali. E che dirvi, alla prossima, spero di continuare a fare tanti altri di questi video e cercando di
condividere quanto più possibile la formazione in campo di volo, seppur virtuale. Ciao!